Siamo alla provincia di Salerno, una giornata molto particolare, la giornata che ricorda, non è una festa, l'abbiamo sottolineato più volte in questo incontro con le tante associazioni che Anna De Rosa è riuscita a unire per la giornata internazionale della donna, e siamo nello specifico con l'artista, la pittrice Licia Di Gennaro, che espone da oggi fino a quando, lo ricordiamo sempre? Fino al 22 marzo, i suoi dipinti. Licia, come nasce questa passione? E poi andiamo più nello specifico dei dipinti. Allora, la mia passione deriva soprattutto da una forza che ho dentro, quella di realizzare le emozioni, infatti adesso mi scuserete, sono molto emozionata, di realizzare le mie emozioni sulla tela, su una tela bianca che prende corpo attraverso il colore e attraverso le varie disegni che io propongo agli altri. Me li propongo in senso forte, cioè il mio quadro non deve essere solo una visione della mia performance, ma deve essere comunicazione. Parlando di comunicazione, soffermiamoci su questo dipinto di cui abbiamo parlato poco fa. Illustracelo tu, anche se effettivamente è forte il messaggio ed è eloquente, però aggiungi tu qualcosa. Allora, partiamo senz'altro dal titolo per poter far capire chi è la chiarezza del messaggio. La Venere di Cavallo è una Venere che sorge dalle proprie vicissitudini. Noi sappiamo che le donne di Kabul sono le donne in prima linea che combattono per la loro libertà, per la loro indipendenza, cose che al giorno d'oggi non dovrebbe più esserci. E questo dipinto rappresenta proprio una donna felice della sua liberazione, e si evince dal volto sorridente. È una costrizione che porta comunque ancora addosso, cioè il suo velo. Questo è il messaggio che è forte. Molto bello, davvero da vicino consigliamo di venire a vedere questi dipinti, perché indubbiamente il video è un filtro, ma l'immagine dal vivo è completamente diversa. Ci sono molte donne raffigurate nei tuoi dipinti. Secondo te oggi qual è la condizione femminile? Realmente ci siamo emancipate o c'è ancora molto da fare? Allora, c'è ancora molto da fare, nonostante che abbiamo raggiunto alcuni traguardi, però io penso al giorno d'oggi, se ci sono ancora questi gravi femminicidi che incontriamo momento per momento, queste gravi situazioni particolari che ci portiamo addosso, che ci fanno male, che ci fanno appesantire, penso che ci sia molto da fare. E posso dire una mia cosa: stamattina ho ascoltato l'intervista di un politico, non faccio nomi, dove diceva che la festa della donna deve essere dimenticata, perché poi possiamo affermare di aver raggiunto al momento un traguardo. Io credo che sia una grande bufalata, perché la festa della donna deve essere sempre ricordata, perché è la festa della persona, no? Dobbiamo raggiungere dei traguardi, e quindi è la festa della persona. Hai detto cose importanti. Mentre parli io riprendo quest'altro scorcio di tuoi dipinti, e qui cambiamo prospettiva. È il caso proprio del primo dipinto, dove dall'alto c'è una luna su un lato e poi ci sono dei palazzi, sembra di stare a New York, perché sono dei palazzi altissimi, e c'è, tu prima parlavi di cambio di prospettiva, forse è proprio questo, dobbiamo cambiare anche noi prospettiva nell'osservare quello che c'è intorno. Come ti approcci quando non è più un dipinto che ritrae volti o corpi, ma appunto ci sono geometrie, ci sono paesaggi? Come ti poni? Che cosa intendi rappresentare quando
ti poni in questa nuova condizione? C'è sempre una fonte di base che è quella della libertà, dell'indipendenza. Infatti il quadro che giustamente hai detto tu, che sembra New York, si pensa di sorvolare questi grattacieli, e questo è un sinonimo, è un sentimento di libertà che uno deve avere sempre. La libertà e l'indipendenza penso che sia la ricchezza che noi dovremmo avere tutti. Infatti, un'ultima domanda, un messaggio, se potessi inviarlo a qualcuno, per questo mondo così complesso in questo periodo, cosa diresti o cosa ti augureresti? Io mi auguro una sola cosa, che venga rispettata la persona, l'animo umano. Da questo deriva tutto, tutti quei sentimenti che noi intendiamo avere come ricchezza, la pace, la stima, la solidarietà, e questo è importante. Grazie. Grazie a te.